Ciao raga, come state? Spero bene. Io sto molto molto bene perché ho fatto un po' di shopping, raga, e per me lo shopping è terapeutico. Quindi sì, a parte il mio pigiama, sempre molto sexy i miei pigiami, però vabbè. Allora, ho fatto un po' di shopping. Questi sono i mega bustoni. Allora, raga, sono molto felice dello shopping che ho fatto, però secondo me potevo fare anche di più. Allora, vi faccio vedere prima le cose che ho acquistato da Zara. Sono due e nemmeno a farlo apposta, cioè raga, io le ho acquistate in maniera separata, non perché le volevo abbinare assieme o cose del genere, però secondo me cromaticamente stanno molto bene assieme. Ora ve le faccio vedere. Allora, la prima cosa che ho trovato è questa magliettina qui, super semplice in realtà. Però secondo me questo è un materiale che è caldo. Io ho delle magliette che in realtà sono di mamma, ma di tantissimi anni fa. E non ho mai più trovato delle magliette di questo materiale. E vi giuro, raga, sono comodissime, soprattutto da mettere sotto le felpe, perché io ovviamente non mi fermo a mettermi solo la felpa perché ho freddo la mattina. E metto sempre una maglietta al di sotto, solitamente tipo queste magliettine così. Però questo materiale qui vi assicuro che è super caldo. Ora io questa maglietta non l'ho provata, cioè non l'ho testata, quindi non l'ho indossata magari una giornata per vedere se fosse calda o meno. Però mi sembra che il materiale sia molto simile a quello lì che intendo io. E c'era di diversi colori, tutti abbastanza su questi toni. Allora, c'era sicuramente nera, un nero un po' grigiastro, un verde tipo militare, ma non, cioè, militare chiaro. E poi questa, non so, io ero indecisa tra quella verde e militare e questa qui. Però secondo me questa è molto molto carina, quindi ho scelto questa qui. È una M, l'ho pagata 12,95 €. Ho preso una taglia un po' più grande della mia, perché magari è più comoda. Non lo so, poi la proverò. Ah, ecco perché ho preso la M. Perché diciamo che a scuola mia non si possono indossare le magliette con la pancia da fuori, cose del genere. E questa qui, la S era un po' più corta, mentre la M è un po' più lunghetta. Poi ci sta, mi piace un sacco, raga. Ma poi non solo per la, cioè, secondo me è super bella con un bel pa. Mi piace. Ok, e poi ho acquistato questa felpa. Raga, secondo me cromaticamente stanno davvero bene assieme. Questa felpa tipo beige, panna, non lo so che colore è, non so ben definirlo. Ah, il cappuccio, raga, vi giuro, è caldissima a livello proprio, cioè, interno è proprio calda, è bella felpata, però è super leggera e questa è una cosa che io adoro delle felpe, raga, vi giuro, quando le felpe è vero, magari ti riscaldano, però sono pesanti, cioè pesanti proprio addosso che le senti. No, non le sopporto. Mentre quando sono così leggere, non lo so, io le amo, mi piacciono troppo. E di questa ne ho una molto simile marrone. L'ho comprata tipo l'anno scorso. Comunque questa qui, beige. C'era sempre anche di colori molto simili a questi, cioè a quelli lì della maglietta. Questa l'ho pagata 17,95 € e ho preso una M. Vale. Molto molto carina. E questi sono i miei acquisti da Zara, quindi non moltissimo. Però poi sono andata. Ti dico qui, no? Sì. Poi sono andata da Bershka. E qui dentro c'è anche un acquisto che ho fatto da Telly Whale. Raga, vi giuro, non acquisto da Telly Whale penso da quando ho 12 anni. Ma perché, a parte che non mi ispira più di tanto ormai il negozio. Quando ero più piccola mi piaceva perché era una novità, mentre ora come ora non, niente di che. Invece sono entrata e ho trovato alcune cose molto carine. Non ho acquistato molto, non so il perché, forse perché ero arrivata tipo a fine giornata, dopo tutta la giornata di shopping ero un po' esausta, tra virgolette, quindi non ho acquistato molto, però ho acquistato qualcosa e c'erano un sacco di sconti. Ora non so se era per il Black Friday o in generale proprio, però c'erano quasi su tutti i capi sconti del 50 e 30%, quindi wow. Allora, ho acquistato una felpa Giulia che non era con me, quindi l'ho pensata e l'ho acquistata perché questa felpa qui, che raga, secondo me è super carina e la indosserò anch'io perché mi piace. E ha il cappuccio lilla, è super bellina. Questa tipo stava al 30%, raga, ma vi giuro, l'avrò pagata 10 € e nemmeno.
adoro, mi piace un sacco. Poi ho acquistato per me un giubinetto, questo qui, oddio non mi viene il nome, questo smanicato, ecco, corto, crop, beige, questo è super carino, con il cappuccio, questa è una M e va benissimo, io quella giornata avevo un maglione che è bello ingombrante e vi assicuro che anche quel maglione non stava stretto, era perfetto. È una M, mi sembra di sì. Sì. Questo costava 40 euro e l'ho pagato al 50% 20. Quindi molto molto apprezzato, mi piace molto. C'era un sacco di colori, lo volevo anche tipo... Cioè ero indecisa tra questo e uno bordeaux tipo in pelle. Proprio ho detto magari quello in più. E quindi è proprio quello. Ora passiamo al mio shopping da Bershka. Raga, non vi dico, sono andata a Bershka al Campania, perché di Napoli penso sappia. E ci sono le casse automatiche. Ah, raga, mi sono troppo sentita una cassiera. Tipo il sogno di quando ero bambina, che tipo avevo la cassa, facevo tutto. Adoro. E infatti, tipo levato l'antitaccheggio, mi sono divertita un sacco. Inizialmente è stata un po' una tragedia perché non riuscivo a capire bene. Poi ho capito il meccanismo. Mi è piaciuto un sacco, ritornerei a acquistare tutto solo per levare l'antitaccheggio. Lo so, ho una concezione di divertimento un po' strana. Però molto bello. Allora, qui ho trovato delle cose in sconto. Allora, ho acquistato, partiamo da questa qui. Ho acquistato questa... tipo cardigan crop, non lo so, di questo azzurrino che mi dà molto vibes di Cenerentola, io adoro, con un bel top bianco sotto, secondo me è super super carino, ha il bottoncino qui e niente, raga, mi piace un sacco, troppo carino. Allora questa ho preso una M perché ho pensato se metto i top sotto magari questo sopra non sto troppo stretta. Molto carino, mi piace tanto. Anche se comunque il materiale è bello elastico, quindi potete anche prendere una, se volete. E niente, adoro. Allora, questo costava 19,99€. Poi era scontato tipo a 13,99€. Ora, io non ho capito se mi è stato applicato anche lo sconto del 30% al di sopra, perché poi sta scritto tipo il cartellino 30%, però... non lo so, comunque anche se l'avrò pagato, non so, 13 euro, no, ho pagato 13,99 mi sembra. Sì. Però, dai raga, super carina. Cioè, io l'adoro, mi piace un sacco. Stavo in uno stand un po' confusionario, però ho detto, secondo me troverò qualcosa. E infatti ho trovato qualcosa. Poi ho acquistato questa, che io vidi già, tipo in marrone, per fortuna non l'ha presa perché secondo me questo colore è molto più carino e costava tipo 18 euro, invece l'ho pagata 15,99 mi sembra, sempre se forse qui mi è stato applicato un ulteriore sconto, non so. Sì, infatti questa l'ho pagata 11,99 non 15, ed è questa magliettina qui, raga, secondo me il colore è super bello. Cioè, mi piace un sacco questo rosa. Poi sto notando che non ho più cose rosa nel mio armadio. Perché col passare degli anni tutte le cose o si sono rovinate oppure non so, non le utilizzo più. E quindi le ho buttate via, le ho date via, insomma. E quindi non ho più molte cose rosa nel mio armadio. Cosa stranissima, perché io prima... E quindi... ho acquistato questa, raga, mi piace un sacco. Poi è un po' più lunghetta avanti, tipo. E dietro più corta. È un po' crop. Cioè, è crop. E niente, io l'adoro. Ho preso una S di questa. Perché mi piaceva l'effetto bello stretto. Molto carina. Adoro tutta con questo... non so, con questa fantasia. Bellissima, mi piace un sacco questa. E poi pezzo forte, poi concludo con il mio meraviglioso shopping. A parte la bottiglina d'acqua. Raga, secondo me mi si è bagnata la... cavolo, no. Stava aperta l'acqua. Ops. Per fortuna che mi ha fatto vedere. Ok.
Comunque, ve la faccio vedere. Ragazzi, l'ho messa super bella. C'era anche di altri colori. Questa l'ho pagata tipo... anche questa è sconto, l'ho trovata. Bellissima. Adoro. Questa giacchetta qui. Io ora non so se questa si chiama Varsity, forse. Penso di sì. Questa Varsity. E mi piace un sacco, raga, guardate. È bellissima. È nera, gialla e bianca. C'era anche tipo in viola. Se non mi sbaglio anche in verde, ma ce n'era una tipo buttata lì giù. Però questa aveva conquistato il mio cuore e l'ho acquistata. Non lo so, raga, io l'adoro. Mi piace un sacco. L'ho pagata tipo 28 euro. Non mi ricordo. Allora, costava 40 e l'ho pagata tipo, mi sembra, 28 euro. Stava al 30%. E volevo provare una L, però la L non c'era, quindi ho detto non mi interessa, mi prendo la M e mi andava la M. E nada, l'adoro, è super bella. Ora la mettiamo. No raga, io adoro, no, però non posso muovere perché la mi si appoggia. Ce la faremo, non ce la faremo, non trovo la mano. Raga dai, ma è bellissima. A parte che si muove tutto. No, l'adoro. Mi piace troppo. Ah, e nada, raga. Questo è tutto. Poi ho comprato dei calzini bianchi un po' lunghi perché ne avevo bisogno. Avevo i calzini tipo super corti. E raga, ve lo giuro. Cioè, corti che arrivavano al di sotto della caviglia. E fa troppo freddo la mattina. Quindi ho detto, non esiste, non esiste. Mi servono i calzettoni. E infatti li ho presi da The Zenith, se mi interessa. E nada. Questo è tutto, io vi mando un bacione se volete, diciamo, vedere il vlog della meravigliosa giornata di shopping. Prossimamente uscirò. E niente, vi mando un bacione. Ciao, fatemi sapere qual è il capo che vi è piaciuto di più. Io direi decisamente questo. Questo mi piace in una maniera assurda. Adoro, adoro follemente. E nada. Ciao.